Buonasera, Paola Taverna, capogruppo azionata ancora per poco, quindi forse riesco anche a riacchiapparmi un po' di vita mia. Io mi domandavo, fino a 9 mesi fa, voi lo sapete, io sono di Quarticciolo, quindi qua dietro, ma chi poteva immaginarlo un anno fa quando ci siamo presentati alle elezioni, che dei quartieri così problematici, che delle persone così normali, perché siamo veramente cittadini normali, potevano entrare in Parlamento, nel Comune, nei municipi, ma non solo, perché noi non siamo solamente entrati, noi abbiamo dimostrato che esiste una grande novità, fondamentalmente fatta dalla parola che riacquista significato, che è coerenza. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale dove abbiamo detto cosa volevamo fare una volta entrati nelle istituzioni e siamo stati capaci di dimostrare che quando entri nelle istituzioni, se vuoi, puoi fare veramente qualcosa. E allora il Movimento 5 Stelle che cosa ha dimostrato? Che dopo 20 anni nei quali si diceva che non c'era il conflitto di interessi, che Berlusconi era legittimo a stare all'interno delle istituzioni, che non è vero che c'era il grande inciucio, che PD e PDL non si sono mai dati manforte l'uno con l'altro, ha dimostrato che invece era proprio così. Si sono presentati 50 cittadini al Senato, 107 alla Camera. Io ho ricevuto molti complimenti per un discorso che non è altro che la verità, quanto tutti noi ci dicevamo che quando stavamo là fuori, quando ci incontravamo al mercato e ti rendevi conto che era stata fatta una nuova legge che non consentiva che il signor Berlusconi si presentasse davanti ai magistrati, che era stata fatta una nuova legge che depenalizzava il falso in bilancio, che erano state fatte leggi che non c'entravano niente con quello del quale noi avevamo bisogno. Era tutto concentrato esclusivamente su una persona e su un sistema. Il problema vero è che se voi non credete tramite noi che siete gli unici ad avere veramente la possibilità di cambiare la vostra vita, mandar fuori una sola persona non serve a niente. Quando noi ogni giorno ci troviamo a presentare quelle che sono norme di buonsenso, cioè non ci vuole tanto a capire che questo paese non ha bisogno degli F-35, che questo paese ha bisogno di scuole, di case, di lavoro, non ci vuole tanto a capire che se tu non detassi il lavoro, fra poco noi saremo la manodopera dei paesi del nord, non ci vuole tanto a capire che non puoi firmare dei contratti capestro con l'Europa, dove ti indebiti senza sapere quanti soldi gli dovrai dare e per quanti anni gli dovrai dare. Non puoi non capire che la nostra base, la nostra cultura, le piccole e medie imprese, tutto quello che era l'Italia, l'agricoltura, il turismo, li hai distrutti ed oggi che cosa vuoi che facciamo? Oggi cosa vuoi ancora chiederci? Cosa vuoi pretendere? Ma questo io qualche volta mi chiedo, ma di chi è stata la colpa? Perché per 20 anni siamo rimasti inebetiti davanti alla televisione, davanti ai giornali e abbiamo creduto che non valevamo niente, che non potevamo fare quello che invece si può fare? Quanti anni? E quanta gente ancora oggi mi dice, perché su quel giornale è uscita la notizia, quel giornale appartiene a chi fino ad oggi ti ha detto che la crisi non c'era, che non c'era la crisi perché i ristoranti erano pieni, perché ancora potevamo andarci a fare le vacanze, eppure quella persona non si sedeva al ristorante. Io ci continuavo ad andare al ristorante, però da che in 4 persone prendevamo 4 primi, 4 secondi, il caffè e il dolce, in 4 persone prendevamo 2 primi e ce li steccavamo, poi prendevamo 2 secondi e 2 contorni, il caffè ce l'andiamo a prendere fuori perché costa 80 centesimi invece di 30, di 3 euro come ti facevano pagare. Allora quando io mi sono permessa e già mi sono scusata perché comunque non rappresento me e quindi tutto quello che potevo dire davanti alla televisione in momenti di grande onestà e mi arrabbiavo e gli sputavo addosso tutto quello che è il mio essere borgatara, quello che è il mio essere coatta, quello che è il mio essere romana. Allora, non lo posso più dire, ma è corretto perché devo essere un portavoce anche di voi, quindi non, cioè, grazie anche c'è qualcuno che mi dice che cavolo, però gli hai sputato, no, se può dire, vabbè, non glielo diciamo. Il problema è che noi ci esprimiamo per quello che sentiamo e per quello che stiamo vivendo. E io ho avuto una risposta che mi ha lasciato
sorridente, perché Gasparri ha risposto dicendo che solo per il fatto che c'erano persone come me all'interno del Senato, il Senato doveva essere abolito e che io sarei tornata dal nulla dal quale venivo. Il nulla, signori, è vero, non, ma è vero, per loro noi siamo il nulla. Questo quartiere non esiste, Quarticciolo non esiste, il mondo che li circonda non esiste, vivono all'interno di una nicchia dorata dove esistono solo loro, dove ogni scelta che viene fatta in piano piano tu ti ritrovi che, quante scuole c'erano in questo quartiere? 4, 5, ora sono 2. Ti ritrovi che la piazza che era, io sono avvelenata l'altro giorno, sono passata a Quarticciolo, cioè la piazza del Quarticciolo l'hanno completamente sventrata, hanno preso le macerie e l'hanno messa nell'unico posto dove ci sono i giochi per i bambini e sono 3 mesi che è tutto fermo lì. Allora passo un giorno, passo l'altro e poi ho pensato, sì vabbè il paese, Berlusconi, ma cazzo io qui ci vivo, ma i soldi per sta piazza, ma dove stanno? Ma perché se tu li avevi non l'hai smontata, non me l'hai rifatta? Ma perché c'è questo senso che devi accettare comunque sempre quello che decidono e non puoi fare nulla? Non puoi dire ma perché? Ma perché state facendo questo? Beh, c'è la possibilità invece di farlo, non solo di chiederlo, c'è la possibilità di farlo e di ottenere delle soluzioni, perché ognuno di noi, i ragazzi che stanno nei municipi, io li ho visti oggi, sono dimagriti, stanno a pezzi, perché è una lotta contro il sistema, contro il concetto stesso, è una politica schizofrenica. Noi siamo stati governati da persone che per 8 anni ci hanno dato una legge che è stata dichiarata incostituzionale. Ma com'è possibile? Ma chi c'è là dentro? Ma io lo vedo, quella legge è stata fatta in una commissione che si chiama Commissione Affari Costituzionali. Ma quando l'hai fatta? Non lo sapevi che non era valida? Ma perché dobbiamo continuare ad accettare di essere presi in giro costantemente quando ti dicono che non si può fare? Cassa depositi e prestiti, dove ci sono i vostri risparmi, dove ci sono i risparmi dei pensionati, ci sono 240 miliardi di euro. Nel 2003 è stata privatizzata, nel CDA ci sono 4 politici, è stato eletto il comitato di vigilanza, non ce n'è uno del Movimento 5 Stelle, non facciamoci più prendere per il culo, i soldi ci sono, la volontà c'è. C'è un popolo che si può riprendere le istituzioni e c'è un movimento che vuole portare questo popolo nei palazzi. Continuiamo, crediamoci, non smettiamo neanche un minuto. Io quando vi vedo qui, per me è la vittoria di tutto quello che volevo, di tutto quello che potevo. E la vittoria è la vostra, è la mia, è di chi ancora ci crede. E non smettiamo di farlo, mai, mai veramente. E grazie a tutti.